Allora, lei è Madame Francesca Calearo, ha 19 Sono anni, è di Creazzo, è in gara con il suo mai. brano Voce e il 19 marzo esce il suo album d'esordio, il primo album, che si chiama Madame. Ve la lascio. Ciao Madame, benvenuta su Radio PNR Tortona e insomma per te l'esperienza incomincia adesso e hai proposto un po' il tuo modo di essere, il tuo mondo musicale che è fatto di tanti incroci di stili e volevo sapere dove hai guardato in particolare nel trovare il tuo modo di usare la voce, cioè la personalità oggi deriva anche da mettere insieme tanti stili ed essere originali. Certo. Allora, ti dico la verità, è tutto parte tutto dalla volontà di assecondare quello che è il mio timbro e quelle che sono vocali e consonanti che si addicono di più al mio tono, al mio timbro vocale. Quindi in realtà, questo è a livello proprio sonoro di voce, mentre a livello di pronuncia di parole, anche in realtà sì. È qualcosa che va a collegarsi a quella che sono io naturalmente, capito? Influenze musicali? Influenze musicali, sicuramente il cantautorato italiano come punto di partenza, e poi crescendo il rap italiano e poi tutta la musica internazionale senza una direzione ben precisa. Posso passare veramente dalla classica al neomelodico napoletano fino al rock alternativo americano, a qualsiasi tipo di genere. Mi piace molto anche la musica russa. E quindi da questo Non eclettismo nasce la personalità. Con so. Esattamente. Madame abbiamo poi toccato altri argomenti, in particolare riferendosi al testo della sua canzone, che è questa dichiarazione d'amore al femminile, che a qualcuno poteva risultare un po' più ambigua, o magari invece è proprio una dichiarazione d'amore alla sua voce, anche lo strumento che lei ha per esprimersi. Sentiremo quindi, chiedendo proprio all'autrice qual è, l'intento comunicativo, se magari c'è anche di mezzo un fatto generazionale, anche a livello di rapporto tra i sessi e di comunicatività, senz'altro, più libera, più diretta, che non, magari facendosi qualche problema. Problema in più come potevano essere, nelle generazioni precedenti. Invece, un altro tema è quello, dell'approccio con il palco del festival, sempre piuttosto complicato. Riflettevamo l'altra mattina in un collegamento che abbiamo fatto su PNR con Andrea Saidu su come magari l'artista giovane che non ha magari il peso di una carriera sulle spalle, l'intenzione di dire mi metto in gioco, eccetera, può magari affrontare con più leggerezza un palco dove, tra l'altro, quest'anno magari anche l'assenza del pubblico per chi è meno abituato a fare studi televisivi, potrebbe essere, una variabile con cui fare i conti in più. E sentiamo allora Madame che cosa ha risposto a queste domande che, le sono state poste. Abbastanza normale perché non ho fatto molti live, ne avrò fatti 20 in tutta la mia vita, contando probabilmente le recite scolastiche elementari. Quindi in realtà ho quasi più dimestichezza con fotocamere e telecamere più che con un pubblico. Il pubblico, anzi, forse mi avrebbe messo anche più in crisi, ti dico la verità. Però insomma, spero che appena si riapriranno le porte. Potrò fare finalmente il mio tour con il disco che sarà appunto in uscita e spero di prendere presto dimestichezza con il pubblico e di divertirmi tanto e percepire finalmente il loro calore. Io appunto mi sono trovata a mio agio perché ero in una situazione paradossalmente per me normale, quindi questo ti posso dire. Dico, non è molto lontano da me come mondo perché più volte ho registrato anche dei videoclip scalza, per esempio il video di Sciccheria 17, ero sempre a piedi nudi. A casa sto Grazie. sempre a piedi nudi, anche quando vado a passeggiare spesso mi tolgo le scarpe e vado libera, perché proprio anche solo, guarda, ti dico, è più una questione di sensazione fisica, avere la pianta del piede che tocca il terreno dove sei appoggiata, no? Dove stai camminando. Non ti nascondo che è stata proprio quella sensazione a togliermi il 50% dell'ansia che avevo di andare sul palco di Sanremo, di sentire proprio il pavimento sotto i piedi. Poi, vabbè, non tutte le serate saranno così, ci saranno anche altre sorprese riguardanti le mie calzature,
Però ho fatto questa scelta non ispirata, diciamo, a qualcosa di prettamente artistico, ma è stata una scelta mia, così, un po' in freestyle, diciamo così.